Titolo live. Adoro i giochi brutti. Dada, tutti gli streamer famosi fanno hanno TikTok. Tu quando? Quando mi cadranno tutti i capelli fino all'ultimo singolo capello. Tutti. Tutti quanti mi devono cadere. Cioè adesso ci sono ancora. Sono a chiazze, però ci sono. Allora, questo gioco è un gioco horror. Non mi chiedete niente perché io non so un cazzo. So soltanto che ne parlano bene. E quindi sono curioso di capire che cazzo è. La grafica è questa, sì, è questa. Ok, è fatto a puzzle game? A mo' di puzzle game? Ok. Che cazzo è? Attiva l'art pixel, sennò si vede di merda. Non. Che cazzo volete? Cioè, da consigli sbagliati. Dai, cominciate da tutti i consigli sbagliati su come si impostano i giochi. Porca mignotta infame. Dai. Dai. Tra l'altro, oggi non presentava una PlayStation 5. Non c'era la conferenza oggi? A che ora era? Ha detto disattivo. Beh, però state calmi, Cristo, Dio. Io devo leggere tutte le stronze. È rimandata giorni fa. Come? È stata rimandata al 4, ragazzi. Al 4. Ok. Ah. Ok, non c'è un cazzo, beh. C'è una casetta lì. Però che palle i giochi dove non ti dicono un cazzo di quello che devi fare. Faccia a capire dove devo andare. Com'è che è sta monne... Madonna, raga, giudicate veramente i libri dalla copertina. L'abito non fa il monaco. Ditemene un'altra. Ditemene un'altra frase fatta. Porca troia, oh. Non è una non è monnezza. Allora pure Undertale è monnezza. Porca puttana. Undertale è monnezza. Dai. Che cazzo era? Ma... Ma non c'è un cazzo! Ma che è sto sgabuzzì? Ma vaffanculo, va! Allora, io sono un cagasotto, quindi non mi rompete i coglioni. Voglio vedere a voi a giocare con le cuffie al massimo. Voglio proprio vedervi. Sto buttando le mani avanti su qualsiasi cosa. Perché non mi dovete rompere il cazzo. Non mi rivede rompere il cazzo. Qualsiasi cosa. Mannaggia la troia, voglio uscire da qua dentro. Aspetta, c'era una finestra che era più larga. Porca troia. Che poi il gioco si chiama Nessuno vive sotto la... Sotto il faro, no? Ma non c'era nessuno effettivamente. Quindi è fatto, risolto. Ah,
va messo l'olio. Aspetta. Ma che cazzo fai? No, ma perché? Non capisco. Che cazzo ridete? Voglio vedere a voi, vi compare una mano dal lato della... Vedete dalla... Dal cono... proprio dal cono visivo, proprio dalla fine del cono visivo vedete una mano con una cosa marrone in mano. Che cazzo è? Sì, ma che cazzo devo fare? Ma me devo buttare? Vabbè. Forse devo togliere la musica. Aver fatto questa cosa è servito per aprire il portone, probabilmente, no? Ricordi, anche perché ce n'è sta un cazzo da fa. No. Come no? Come no? Non so minimamente che cazzo potrei fare per far uscire da qua dentro. Porco due, sto coso. No. Aspetta, forse è qua fuori. Ah, perché G. Frullato. Previous keeper disappeared. I suppose he ran a... Suppongo che sia scappato su una barca. Adesso non c'è nessuno sul... Ha lasciato il suo dovere e se n'è andato via sto bastardo. Adesso non c'è più nessuno sull'isola. Madonna quanto è scritto piccolo, raga, non lo leggo nemmeno io. Attualmente non mi sto cagando sotto, mi cago sotto quando entra mia madre a caso. The establishment will in the year... Ma come cazzo è scritto? No. I will get back here in a week.
Good luck, don't lose your mind, Rome the loneliness. Cosa significa Omega PC? Niente, un PC nuovo. Faccio uscire il gatto. Il gatto rompe sempre il cazzo per entrare e poi dopo 5 minuti vuole uscire. Che vita de merda. Ok. Ma è Death Stranding questo inizio. Via via via. Posso correre? Ah. No, aspetta, Dani, ho un PC. Oh, allora, no. No, non fate fraintendere chi segue, fermi. Non fate fraintendere chi segue. Allora, ho un PC decente. Ho due PC. Vorrei fare un unico PC. Un unico PC dove ci sono tutti e due dentro per togliere 3000 cavi. E anche per risparmiare pure sulla bolletta della luce. Basta. Basta. Comunque l'atmosfera è stupenda, raga. È un... cioè, nonostante la grafica di merda, che credo sia volutamente così, a me piacciono sti giochi. Se sono fatti bene, sono fighi. Anche perché, cioè, i tizi che fanno sti giochi sono dei geni. Sono dei geni, ma non c'hanno i mezzi, probabilmente, o il budget per fare qualcosa di veramente clamoroso. E con quelle poche stronzate che hanno, riescono a fare qualcosa di carino. Non vorrei aver detto una stronzata, ma... secondo me è così. Sì, vabbè, ma ste cose però non mi dite mai, raga, cioè è incredibile. Cioè, veramente non parlate, non esprimete. Cioè, io leggo continuamente. Hai due computer portatili? No, ho due PC fissi. E all'inizio, quando ho iniziato a streamare, avevo un PC. Poi, un certo iBob92Jerry mi ha detto: ma lo sai che ci sono i dual PC che sono veramente fighi? Perché riesci a streamare senza incidere e giocare senza incidere sulla CPU. Ah, davvero, Bob? Ok, proviamo. Da quella volta non mi sono mai più... non ho mai più cambiato. Non c'è un cazzo qui dentro. E qua sotto? Cos'è? Vabbè. Via. Quant'è il minimo per un PC che streama solo? Ho visto che il tuo non sembra quasi overkill per il solo streaming. No, l'i5 non va bene per streamare. Minimo un i7. Però se cominciate a streamare giochi tipo Warzone, vi esplode il PC. Non ce lo potete fare. Nemmeno con l'i7. Per avere una qualità decente in streaming e una qualità decente in gioco. Perderete uno dei due, sicuramente perderà un botto di qualità. È sangue quello? La scopa me la fa prendere. Pog. Ma che cazzo? Ma che cazzo me ne frega? Perché ho spazzato? Ho spazzato, beh. No, no, raga, è fatto a puzzle game. Ok, non la sapevo sta cosa, è fighissimo. La valigia. La valigia.
Perché ce n'avevo già uno dentro? È fatto benissimo sto gioco, raga. Ok, questa quindi è la casa dove alloggerò. Tra l'altro avete notato che si muovono anche i fili d'erba? Soprattutto sta facendo notte. Allora, l'Omega PC praticamente sarebbe mettere due PC dentro un unico case. Grazie, Pantofola. Ti voglio bene, Dada. Ti voglio bene, Denver. Grazie, Pantofola. E mettere due PC dentro un unico case con un unico alimentatore. Che voi dite, vabbè, ma non cambia un cazzo alla fine a livello di consumi. Ni. Ni. La barabba. Ma è tutto come avevo lasciato. Da sotto non ci vado manco morto. È tipo un rack. No, in realtà è... Vediti l'Obsidian 900B, mi pare si chiama, della... What the fuck? Che cazzo era? Sì, ma io adesso sono vittima di metagame. mi sono auto-metagamizzato. Magari fosse un gioco del 96. Devo riandare a prendere la cosa, rubo droglio. Con un unico PS1 non ha molto senso in realtà. C'è la Pantex che ha fatto Fantex, come cazzo si pronuncia? Ha fatto un dissipatore. Sì, un dissipatore. Ho fatto un alimentatore che può, al quale ci può attaccare due computer. Credo sia l'unico nel mondo come alimentatore. No, io là sotto non ci voglio andare. No. Ma una scheda madre o due? Infatti è una scheda madre... Una ATX e una mini ATX. Ci sono un botto io su YouTube se ve li andate a guardare. Ma che siete curiosi? Vi piace come vi piacerebbe come configurazione? State incuriosendo? Domani, visto che quando starto le live parliamo tanto, domani inizio live e ve ne parlo. Se vi interessa, siete curiosi di sapere che cazzo è sta roba. Vi faccio vedere un po' di cose. No, alle 19. No, ragazzi, la scheda la dico mano a mano. Tanto mano la rispetto mai, quindi. Sta succedendo di nuovo?
Stava lì sotto, stava. Ci ho pure camminato sopra. Oddio, mi sono cagato addosso. Ma che cazzo è? Ma what the what the fuck? Cioè, Dani, perché ti dà fastidio quando ti associano in tutto a Darren? No, ragazzi, lo capisco perfettamente. L'importante è che tra un anno ancora non succeda mai più. Adesso è una cosa fresca, è normale sia così. Ma... quindi praticamente c'è stava... qualcuno nascosto sotto la canoa? No, la barca? E si è incazzato perché ho acceso il faro. Giusto? Giusto? Sì, ma io non lo potrei. Vabbè, vedete il metagame com'è. Io mo devo andare là perché l'ho saputo. What? Vabbè, ma perché devo pulire? Ma che cazzo me ne frega? Che sono gabbiani quelli. Raga, i gabbiani a Roma stanno a conquistare tutto, eh. Ormai i gabbiani a Roma sono nuova gang. Io non vivo a Roma, però sento parlare di gabbiani ovunque. Stanno a conquistare tutto. Perché sono rientrato qua dentro che tanto non posso prendere nulla? Ciao. The fuck, Tommy. Hanno cambiato anche, cioè, il tizio ha cambiato il rumore dove cammina. Goti. Goti, raga. Ok. Ho trovato un secondo pezzo. Perché non prendi l'ascia? Non me fa prendere determinati oggetti, solo quelli prestabiliti. Questo stile di gioco qua, forse molti di voi non lo conoscono. Io tra l'altro non so come definirlo, perché è, sì, è stile retro, ma non è retro ovviamente, è un gioco, cioè, è un gioco di recente. Però prende spunto dai giochi vecchi, quindi sì, è retro. Retro moderno. Sta andando un botto, in realtà. Ci sono tantissimi... tizi che si dilettano in questo, nello sviluppare giochi del genere. Uno in particolare, magari lo conoscete, si chiama Puppet Combo, che tra, non so se sei italiano perché c'ho il cognome italiano, ma Puppet Combo ha fatto tantissimi giochi. Non so se conoscete la Nun Massacre. Rusty Lake, è vero, però Rusty Lake, Rusty Lake è punta e clicca. L'ho fatta la serie Rusty. Ne ho fatto solo uno di Rusty Lake, che è molto linciano. Ma vabbè, totalmente linciano. Si dice linciano?
Addirittura goccia di sangue. Addirittura. Voglio assumermi queste responsabilità, goccia di sangue. Andiamo a vedere. Ok, non si apre, meno male. L'incese. Stanotte mi sono andato a cercare, ho fatto una ricerca, no? What the fuck? Che cazzo è? Stanotte avevo fatto una ricerca, non mi ricordo perché ho iniziato a farla, e sono finito praticamente a cercare quando sono nato io. E io sono nato il 20 gennaio. Il 20 gennaio sono nati David Lynch e Federico Fellini. Allora mi sono andato a vedere Fellini, no? Non so perché. Ho scoperto che Fellini era fissatissimo con un tizio che si chiamava Gustavo Roll, che era un esperto di paranormale tanti anni fa, ma tantissimo, ed era famosissimo negli anni 80, nei primi anni 90. E Fellini lo andava, Fellini era amante dell'esoterismo e del paranormale, lo andava sempre a trovare e si faceva raccontare le storie. E niente, alla fine sono finito a vedere un video su YouTube di un programma del 2007-2006, dove facevano vedere un quadro dentro la casa di Gustavo Roll con una tizia che aveva uno sguardo tranquillo, e loro si sono messi a parlare di una cosa riguardo la famiglia di questa tizia, che era una tizia del 1700, non lo so, e la faccia della tizia è passata da un'espressione seria a un sorriso. Perché dice, il presentatore ha detto, perché abbiamo detto cose positive nei suoi confronti e quindi lei ha cominciato a sorridere. E hanno fatto vedere il confronto con la foto prima e la foto dopo. L'hanno fatto vedere su Italia, sulla Rai poi. Ho detto, porco due, ma che cazzo è sta roba? Ma poi ero partito dal 20 gennaio e sono andato a finire a vedere Gustavo Roll, per Dio. Sono cagato addosso, mi sono auto cagato addosso. Poi c'era sto tizio che quando parlava faceva sempre le mani così, non era oddio, come si chiama? Faceva paura, eh. Ma c'era sempre le mani così. E parlava. Volete guardarlo insieme? Dopo questo gioco che tanto non dovrebbe durare tanto. Oppure direttamente domani. Non è Fabio De Luigi. Fabio De Luigi fa l'imitazione, ma non è Fabio De Luigi. Madonna, vi ricordate l'imitazione, ma non il protagonista. Sì, il protagonista. Non l'imitato. No. Adesso facciamo il gioco. Non mi fate cambiare il gioco. Lucarelli, bravissimo. Lucarelli. Ah, ragazzi, per tutti i nomi, ho un problema a ricordare i nomi di tutte le cose. Tutto. C'è un problema grave. Madonna, quanto silenzio. Ma siete matti? Lucarelli. Ci devo fare con lo straccio? Ciao Domenico. Sbaglio, sta degenerando sempre di più la canzoncina. Ah. Vabbè, ma è giorno. Ma devo... Bella truffa. Bella Gillian, bella raga, buonasera a tutti, bellissimi. È vero.
A forza di pulire si è fatta notte. Vado a letto. Ciao. Posso dormire? No? E che cazzo devo fare? Questo gioco crea. Grazie, vinci culo. Questo gioco crea un botto di climax. Sta creando, cioè, climax serve per creare ansia nello spettatore prima di arrivare al momento fatidico in cui succederà qualcosa. E Spielberg era una bestia nel fare questa cosa. Tipo nello Squalo. Lo Squalo per tre quarti del film non si vede mai. Pure Jurassic Park uguale. Poi alla fine sta cosa è sparita. Non ci sta più. Ditemi un film recente con un sacco di climax. Io lo chiamo climax, poi non lo so, però non ci sono una merda, però. Ditemi un film recente moderno con un sacco di climax. Sembra quasi che la gente non abbia più pazienza in niente, neanche nei film. Forse vi ricordate il film quello bellissimo, dove ci sono dei tizi che vengono soggiogati dall'ipnosi. Era un... non è un horror, è un semi-horror. Get Out. La pimpa. Get Out. Get Out, cioè in Get Out c'è un botto di climax. È bellissimo, infatti. Stupendo. Oh, sono entrato qua per l'ennesima volta, ma non c'è un cazzo. Per me questo posto sarà fondamentale a un certo punto. Ah, lo vedi? La corda è sempre per quella cosa lì, no? No, non l'ho visto, Lighthouse. Lighthouse, in Lighthouse c'è un botto di... Lo Squalo si doveva vedere, ma non sono... Si doveva vedere, ma non sono riuscito a farlo funzionare bene la prima parte ripresa, è per quello che si vede solo la fine. In realtà sembra tipo fatto bene, perché ti crea un botto di ansia, un botto di hype,
poi alla fine esce fuori per davvero. Dici, porco due, ho aspettato un'ora della mia vita per vedere questo, che spettacolo. Stessa cosa è Jurassic Park. A te che nel film lo dice poi pure Jeff Goldblum, ma in questo parco per dinosauri dove sono? Ci sono i dinosauri? Anche cosa lo fa un pochettino? Denis Villeneuve. Lui lo fa. È vero, lo fa. Ok, qua che ci devo attaccare? Non rispondete Kiss, per favore. Ma dove cazzo devo andare adesso? La scena del barbone di Mulholland Drive. Raga, io non ci ho capito un cazzo a Mulholland Drive, mi spiace. L'ho guardato una volta sola, mi è bastato. Io Lynch lo amo per Twin Peaks e per, proprio per la persona che è, per la sua mente geniale. Io Twin Peaks è qualcosa di clamoroso, però i suoi film li devo guardare con estrema apertura mentale e devo proprio essere focussatissimo. Adesso non c'ho proprio la testa per guardarmi alcuni film. Mulholland Drive l'ho visto tempo fa, non ci ho capito un cazzo. Però, vabbè, è bello, non lo so. È bello. Tutti quanti che si fanno le seghe su Donnie Darko, che per carità di Dio è bello. Però non hanno mai visto un film di David Lynch, allora. Tutti i film di David Lynch sono tutti Donnie Darko al cubo. Sì, l'ho vista adesso Twin Peaks. Do you get a light? You get a light? Do you get a light? La scopa? Che ne pensi dell'ultima stagione di Twin Peaks? Tantissimo hype. Però ci sta. Mi è presa bene. Ho pianto e mi è presa bene. Got the light. Got the light. Poi la scena dell'esplosione nucleare rappresentata in quel modo lì. Come si chiama il film con il bambino con la testa di Agnello? Non lo so perché l'avrà girata lui in boh. La scopa, devo prendere. Che ne sapete che è la scopa? Perché proprio la scopa? Questo è il film con Robert Pattinson e William Defoe. Ma io non credo che la scopa servi a qualcosa. Anche perché dove cazzo è? Nell'inventario. Oh! No, fermi, mi sta sfuggendo qualcosa. Il sacco non c'è mai stato. Bello Bioshock. O Bioshock. O Bioshock. Qual è il vostro preferito?
Vedi che devo prendere qualcosa. Il primo? Per me il primo è Infinite. Infinite per me, io con Infinite sono fatto le pippe. Infinite è veramente bello, raga. Sei in hype per Cyberpunk 2077? Vuole la verità? Sì e no. Sì e no. Sono un amante dei videogiochi a tutto tondo, però non ho tutto quest'hype. Forse me lo autoimpongo per non rovinarmi la sorpresa. Perché poi dopo se non rispetta le aspettative, poi rosico. Oh, dopo tantissime inculate, preferisco prevenire. Qual è il problema? Oh, poi la scopa dov'è? Non c'è la scopa. Che cazzo dite? Ah, dove... Ah, tre sacchi. Ah, ok. Su Cyberpunk puoi modellarti lo scroto. Bella vacce. No, Darren lo accanno, ragazzi, basta. Però dovresti fare il contrario, non avere aspettative, così qualsiasi cosa arriverà, t'andrà bene. Ma davvero, regà? Ma davvero? RPG isometrici, guarda. Allora, dovendo streamare... Io ormai tutti i giochi che faccio li streammo. Rarissimamente faccio giochi off live. Tipo ultimamente quando gli altri con cui sto su Discord giocano a qualcosa, se ho voglia gioco con loro. Di solito fanno... o Minecraft o Overwatch. Anche se su Minecraft non ci sono nata alla fine. O fanno Overwatch. Abbiamo fatto Tarkov insieme. Ma non mi sono mai messo a giocare niente, per cazzi miei. Apprezzo tantissimo Divinity. So che è un gioco della Madonna, però non c'ho la testa per giocarci. Sto pensando a qualche RPG. Sono, raga, c'ho la pelle d'oca. Ma che cazzo era? È vero, carisma? Di Nike quello era. Cazzo era! Ah, la scopa sta ancora qua. Ah, ma te la lascia dentro. Ma vaffanculo. E che cazzo devo fare adesso? Non posso riuscire! No, per forza devo uscire. Mi sono perso il messaggio, ragazzi. Ma non l'avevo preso il sacco? Sì. No, non ci sono proprio arrivato.
Guarda, ci sono dei giochi Erze che in streaming devono, rendono soltanto se li fai in determinati modi con determinate persone e soprattutto se hai il pubblico adeguato per quel tipo di streaming, per quel tipo di gioco. Io l'ho visto soltanto da americani andare bene, perché gli americani, certi americani sono dei fenomeni, tipo Moon Moon. Moon Moon l'ha portato Divinity, ma l'ha fatto in una maniera che era veramente divertente. Poi lui è un fenomeno, fa qualsiasi cosa, cioè è geniale. Se io facessi Divinity vi farei cadere proprio i testicoli per terra. Se avete voglia di farvi cadere i testicoli per terra posso fare Divinity, ma non lo so, se ve ne volete liberare, se volete diventare ragni tessitori. No, non mi sottovaluto, so i miei limiti. Perché mi spieghi perché si sta ostinando a fare questa cosa nonostante quello che gli sta succedendo intorno? Ma apri la barca e vattene. Che cazzo te ne frega del faro? No, non fa per me Rocket League. Stanno schiantando contro il vetro. Madonna, mi ha smerdato di nuovo il pavimento. Che palle. Secondo me con sta pioggia, tra l'altro, il level spixelerà tantissimo. Porca di quella mignotta. La pioggia nei giochi quando stream è una merda. Madonna. Sì, ma in tutto ciò non mi ha dato la terza placchetta.
Vedete che era importante quella cazzo di stanza? Ma come parli? Che cazzo è, Rabbi? Aspetta. No, non mi sono preso gli oggetti, mannaggia la troia. Aspetta, aspetta. Madonna, ha detto medaglione e mi ha fatto... Boh. Mo c'ho voglia dei medaglioni, porco due. Ripieni con la crema. Mamma mia. Che spettacolo sti giochini. Che cazzo è? Sono delle mutande mestruate. Che cazzo è? Non capisco. Vabbè, quella accesa sono la diluvio universale. Che cazzo è? Ma come un gabbiano? Ma queste sono mutande mestruate. E quindi? Devo andare in giro a sbadilla ancora? Ma che dici? No. Madonna, quanto è difficile comandarlo. Porco due. Un altro. Grazie, presidio medico chirurgico per l'host. No, non è un survival, è un horror. Perché cazzo sta qua sotto la roba mia? La pala è finita. È finito. Finito. E come dico, sto mostro probabilmente sta facendo di tutto per farmi smettere di far funzionare il faro. Mi nasconde gli oggetti. Mi cerca di uccidere. E tante altre cose. Mi cerca di uccidere. Cerca di uccidermi. Ah no, aspetta. C'è ancora roba da cercare. Vabbè, che bene, li ha ammazzati tutti tanto. Devo trovare il medaglione di nuovo scavando?
o cosa? Si vede un cazzo! Mannaggia la troia! Ma sto già girando con un getto metallico sotto il temporale. Ma stava dietro casa. Sei puntato? Sei puntato slash doc documentos. No, sei puntato slash doc. Slash doc mostra documento. Sei puntato slash doc mostra documento. Bella il fry. Oh. Come va? A post. Aspetta. Qua, sì. Ok. Adesso possiamo tornare nel faro. Presumo. Ok, no. Aspetta. Ah. Ma non posso ancora andare sotto? Ok. Vabbè, ma la scopa come ce la passi sui pareti? Non... cioè, sì, ok. Però, cioè... effettivamente. Sempre più distorto, eh. Che si è fermato? La lanterna dove cazzo sta? Che cazzo l'ha messa?
era accesa. Guarda, apprezzo tantissimo di questo gioco che non ci siano jumpscare completamente a caso. Lo apprezzo veramente tanto. Che mi hanno rotto il cazzo i jumpscare a caso nei giochi solo per far paura. Non mi fa uscire dal faro, Toby. Non mi fa selezionare la porta. Non sto capendo. Non capisco se sbaglio io qualcosa. Già quando? Vedo che non mi dico chi mi ricorda questo suono soave. Ma io non voglio. C'è anche un montaggio decente. Wow.
C'era qualcuno alla finestra? No, c'era qualcosa alla finestra, raga. Madonna, questi gabbiani la tenno... Ah, ce l'hanno cotta questi gabbiani del cazzo. Fammi pulire, oh. La tenno cotta. Cazzo fa? Ma non ce l'ho il... Secondo me sta sul tetto il pezzo che devo prendere. Fa vedere se ci riesco ad arrivare. No, cazzo. Dai, famo scala, muro, scala, muro, scala. Scala, muro, scala. Secondo me mi stava semplicemente dicendo che il cesso è pieno di merda. Tutti i guardiani del faro precedenti l'hanno riempito di merda fino all'orlo. E se per piacere posso svuotarglielo. Io parlo di doppiaggi, di recitazione. Però non riesco a parlare bene manco in italiano una frase fatta bene, porco. Devo fare un personaggio che parla così tutto il tempo. Olengu! Olengu! What? È salita la marea? Il Gran Premio di Formula 1. Ok. Leclerc. Ma da dentro? Ma da dentro? No! Porco Dio, era un filo d'erba, mortacci tua! Ma raga, cioè, qualsiasi posto va bene, che cazzo la metto? Cioè, il posto preciso! Ah, no! A destra! Qui? A destra nella porta? Tacci sua. Ah. Ok. Destra nella porta, ma che cazzo vuol dire? E la Madonna. Ehi, ci ha messo 40 ore per mettere l'ultimo pezzo. P-
però c'ho un martello adesso, quindi gli potrei romper culo. Fixed. What? Io l'ho vista la chiave. Sì, ma c'ho pure me compare qualcosa alla finestra, raga, porco dici. Come vedete io lo specchio, come sto? Ok, io sono sempre un poliziotto. Alla Marfaru. Infatti vi vorrei chiedere, chat, cosa pensate che ci sia, cosa pensate che stia succedendo, perché tutto sto macello, però voi già sapete perché l'avete già visto. Quindi, non posso nemmeno interagire come vorrei. Porca miseria, eh. Allora, chi non l'ha visto? Secondo voi che cazzo è? C'è un mostro nascosto sotto il faro. Ah, ma vaffanculo. Secondo me è un ragno gigante alieno. Aspetta, quella non era it. Siamo arrivati al punto in cui era sparito l'altro guardiano, o no? Quando ancora non aveva preso C18. Ma guardate che cazzo di regia. Review skipper di sempre un'altra volta. No.
Ah, questo è quello che succede ad ogni guardiano. Siete matti, ricavano, ma se vivessi una cosa del genere IRL, io non so. O io vado contro tutta la rabbia repressa che ci ho accumulato in tutta la vita mia, e comincio a più a cazzotti fortissimi. Urlando. Provo fortissimo. Provo a urlare più forte che posso. Sì, faccio paura. Non lo so. Ma che cazzo fareste voi in una situazione del genere? Cioè. Bella Mario. Bella, raga. Sì, ma... Mi farei ammazzare mentre piango. Beh, è una scelta che condivido. Che cazzo ha aperto? Che cazzo ha fatto? Madonna, tutte le cartelle porno, Cristo, liccate. Mannaggia la puttana, però non ci posso giocare sti giochi, dai. Basta, ma scherza. La puttana di mamma, no! Ho una porta, me la deve da sempre. Ok, risto qui, eh. Vado! Dio, quanto è psichedelico! Per me non ha fine questo gioco. Uno di quei giochi del cazzo che non hanno fine. Te fanno perdere un botto di tempo. Un'altra volta qua. Però questo, cioè, sto buco nel muro è importante. È lore. Aspetta, mi ha risalito il frullato. Porco due. Che cazzo è sta montagna di merda? La merda di falena!
Grazie. Te lo meriti, Data. Ti ho scoperto con GTA e mi son divertito un casino. Grazie, Forgia. Che bella questa grafica. Quanto è bella la torcia. Ma è stupendo. Io vi giuro su Dio, se facessero i giochi così, ma fichi, cioè proprio fichi. A livello di loro, che cazzo ne so io. Io ci giocherei un botto. Che cazzo me ne frega che quella torcia è completamente una merda. Anche se la grafica alla fine fa tanto. L'altro giorno ho detto il contrario, però vabbè, non l'avete sentito, vero? Madonna, dico una cazzata, dai. Ma l'uomo falena, ma ti pare che esiste l'uomo erfalena, porco due? Oddio, erfalena in realtà esiste. È un amico mio che esce solo di notte. Erfalena, raga. Dai, andiamo a troie. Dai. Andiamo sulla teatina, dai. Quella è erfalena, raga. No, assolutamente no. Ma io no. No, non me ne faccio. Io ne faccio sì. Non mi permetterei mai, guarda. Che cazzo. Oddio, plot twist. I Maya erano soggiogati dalle falene. Bella, John. Plot twist. I Maya soggiogati dalle falene. Erfalena, top alieno. Poi vorrei rivedere la mosca. La mosca era di Cronenberg, vero? Quello con Jeff Goldblum. Era di Cronenberg. Che sta succedendo? Cronenberg è un altro matto, eh. Cronenberg, Lynch, Giovanni Carpentiere. O Carpentieri. Cazzo, eh. Ma che è? Questo è il vecchio. Ma questa è una faccia umana. È il vecchio del faro. Cioè è uno dei vecchi guardiani. No, ma hanno vibrato i piedi. Sapete, allora, non so se voi avete dei parenti o genitori che invece di alzare la sedia, alzi la sedia e la sposti, o la lanciano, oppure con tutto il peso la trascinano. Così. Non so, vi è mai capitato di un parente del genere? Ecco. Mi pare, più o meno so così. Perfetto, poi esce. Quindi questi praticamente sono tutti esseri, tutti i vecchi guardiani che sono stati intrappolati e sono diventati delle larve. Ah, devo ricominciare. L'avevo completato, porco due.
questo gioco è veramente figo. Cioè, nel senso, boh, è fighissimo. Magari a trovarne altri come questo. Ma magari a trovare invece un escape room. Porca troia, le escape room sono fighissime. Se conoscete un escape room fighissima, mettetemela su Discord nella sezione giochi consigliati. Prendete il link di Steam, perché tanto stanno solo là, sull'Epic Store Games. Epic, vabbè. L'Epic Store non ci sta quasi in cazzo di sta roba. Cioè, ci stanno, ma non quelli che dico io. Mettetemelo lì. Sapete cosa sono le escape room? Sì, escape rooms. Porco due, ma che cazzo. Mi sto a perdere, raga, mi sto a perdere. Oddio. Ho fatto. Ma perché si può accendere un falò in un posto dove regnano le falene? Che i... Cioè, oddio, in effetti sono attratte dalla luce. No, qua muoio, qua muoio. Che cazzo devo andare? Ok. Cry of Fear fatto. Solo Project fatto. Ma tanto non c'è quella meccanica, Tobby. Hai un Discord? Sono qui da una vita e lo scopro solo ora. Ragazzi, quanto è importante la comunicazione tra content creator e pubblico? È importante, vero? Quanti content creator bestemmiano da 12 anni affinché la gente che sta su YouTube venga su Twitch? Secondo voi, quante persone ancora non hanno capito che questi content creator streamano su Twitch? E dicono, ma perché? Come ha detto Zeb, tra l'altro. Mi sembra l'ultimo meno. Cioè, il senso del video di Zeb era un altro, però più o meno è anche quello. Secondo me più o meno è anche quello. Il nesso è che se lo streamer dice 2000 volte o lo youtuber dice 2000 volte una cosa, e dopo 50 anni che ha detto la cosa per 50 anni, l'ha ripetuta, arriva un tizio e dice: ah, ma perché tu c'hai... tu stai anche su Instagram? Dopo che lo streamer youtuber l'ha detto per 40 anni. 40 anni. Un po' glielo del culo lo streamer barra youtuber, no? Dice, ma porca puttana. Guarda, Sabo, ti ho preso come esempio perché te lo meriti. Mamma santa madonna! Lo dico ogni giorno! No, ogni giorno no. Però lo ripeto, ci sono i link. I moderatori spammano link continuamente in chat. Cazzo, devo andare, porco due. Sta diventa frustrante. Frustrante. Che è qua? Ah, eccolo, eccolo un altro. Ok. Qui? Bella fisce! Ah, ho fatto salire tutto quanto il pezzo? Pogu! Me ne manca uno.
Questo qui. Che non c'è, vero? Ma è quello lì. Aspetta. Ma è possibile, scusa. Se a sinistra ce n'era uno, a destra ce n'era uno, doveva starne uno anche lì. Invece no, non c'è. Forse è questo, ma l'ho già preso questo. L'ho preso, infatti. Complicato del previsto. Molto più complicato del previsto. Qui era solo per accendere la luce. Non ci sto a capire in cazzo. No, più che altro ecco che volevo dirvi. Su YouTube sul mio canale YouTube sono state, vengono re-uploadate le parti migliori del roleplay. E ci sono tutti i miei vecchi personaggi. E sono stati messi in modo che possano seguire una lore. Quindi, diciamo che se li seguite da tutti quanti in ordine, potete capire quello che è successo e come si è sviluppato il personaggio che state guardando. E quindi, se andate indietro troverete Bruno Giuliacci, Lucio Lucci con Satan 3, il primo vero Satan 3, Furio, dall'inizio alla fine, tutti quanti dall'inizio alla fine e Darren, però sull'altro server, non sul nuovo. Tutti quanti sul vecchio server. Mi manca solo un pezzo, raga, dov'è? Aspetta, proviamo a tornare qua indietro. Qua da dove sono arrivato, no? Sì, e non c'è un cazzo. Che a sinistra c'era il primo medaglione. Preso. Done. Ho capito. Come Furio, com'è finito? Si è suicidato. Troia, dove cazzo devo andare? Scusate, ho tirato la leva, no? Si è abbassato il pavimento, quindi si sarà connesso qua da qualche parte, per forza. Qua c'è la leva. E qua vado a star muro. I rocchettoni col culo? A volte. Dipende. Allora, qua non è. Qua? Me ne manca uno.
Hai provato dal forziere a destra? Sì. Io l'ho trovato il medaglione. Dio santo, aspetta. Prova a ritirare le leve. Oddio, ogni volta. What the fuck? Vabbè. Ok. Ho già fatto la sigla delle schede. Ma guarda dove cazzo stava! Era a destra comunque. Che cazzo sta succedendo? Sta diventando Blood, non è... Blood. Blob, non è più... La mosca. Dio, che cazzo sta facendo? Oppure The Return of the Obra Dinn. Avete mai giocato a The Return of Obra Dinn? Sì, ci avete giocato. Ovvio, no? È uno dei giochi più belli che abbia mai giocato. E non è un gioco con una grafica spettacolare. Death. Death. Beh,
Ma più che altro sono dalla prospettiva del mostro adesso? Io sono uscito da sotto la barca. Madonna che cammina da... Che ansia. Aspetta, ma ogni volta che tossisci rilascia quel liquido... No, ok. Sono una cazzo di larva! Sono una cazzo di larva! Ma dove cazzo vado però? Ah, posso, ok, posso scendere. Quindi sono stato io a fare tutti i dispettini che... che sono successi. Che schifo. Scusate, non posso insultarlo perché è una larva? Non ho capito. Un parassita. Ah. Mamma mia, che rumore del cazzo. Mamma mia, che schifo. Ma che cazzo? Ah, ok, dopo un po' finisce. Cos'è? Cos'è? Adesso sono... sono diventato... il falena. Poi lo sto insultando nella lingua delle falene. Dialetto tipo da Magliana più o meno.
Ma che pa- ancora qua cazzo di scala. Che cazzo devo fare? Dove vado? Ogni smerdo tutta casa. Madonna quanto è difficile sto gioco da comprendere se non ti danno, non ti dicono quello che cazzo devi fare. Quindi aprendo lo scrigno Maya sei diventato l'uomo falena che inseguirà il prossimo guardiano. Sa di sì. No, in realtà quella lore lì è andata, nel senso quello qua si è portato via lo scrigno e se lo stava a portare sulla nave. Questo qua è tipo come è andata dal punto di vista di Erfalena. La serie nessuno ti dice dove devi andare. C'è sta una luce così grossa. Che cazzo è? Ma è il medaglione. Ciao Trigger. Ma era il medaglione era. Un po' pornografico. Secondo voi è tutta una metafora questa? Ok. È il cuore dell'isola. È il cuore del, è il cuore del faro. Il senso di tutto ciò è, la metafora è, se vi amate davvero il cuore, usate le protezioni anche per il sesso anale. Posso attaccare, raga, non c'è, non mi fa attaccare. Devo trovare un altro buco di culo, forse. Da quale buco di culo sono arrivato io? Da questo? No. Ok. Sono i bambini in chat come me. Ah, scusate, è giusto quindi fare questo tipo di sensibilizzazione. Sensibilizzazione. Cazzo. Bring it. Bring him to me. Portatelo a me. Falena la Puglia. Ah, e qua c'è la scena, no? Lui si ricorda una volta quando era umano, la musica, no?
Guardatelo. Che caruccio. Non è andata così perché ho preso una botta in bocca io. Ok, qua mi ricordo che c'era entrato. La vedo molto difficile questa parte. Sì, una cosa del genere me la ricordo. Sì. 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 Ma porca puttana, sono tornato all'inizio. Dove cazzo andate? Ma va, non rompete il cazzo. Tutti quanti col vino rosso nel bicchiere di vetro di cristallo. Ma vaffanculo. Toglietevi il palo dal culo. Ma quali bambini? Che porca puttana, i bambini vanno a giocare a GTA 5 e tirano sotto le persone e fanno i gomorroidi. Ma che cazzo me ne frega a me? Ma che li devo educare io? Che sto il genitore? Cacassero il cazzo il genitore? Ma che cazzo c'entra? Ma è stato affatti a fare argomenti che non c'entra un cazzo! C'è la puttana. Dove cazzo devo andare? Non mi ricordo più. Sì, mi ricordo questa montagna di merda. Era da queste parti. Sì, 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 sì. Eccolo, qua, 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 qua. È finito. For patience, patience and feeding the developer. Feeding. Stati imboccati. È uscito da poco Seraph. Sarà 2 mesi. Ma basta con sto voto, che palle!
Ma scusa, non siete capaci a dare un giudizio vostro? Ma perché volevo dare io il giudizio? Ma io sono stronzo qualunque. È andato il faro, è crollato. Abbiamo che cazzo. Ha fatto passare un'oretta buona, un'oretta e mezza, carino, sì, ma non è, cioè... Ma io li adoro questi giochi, non hanno senso. Ma che cazzo è? Oh, ma c'è ancora il piatto da magnà di ieri qua sotto. Ma che 10? Hai fatto l'ending più di merda di tutti come sempre. Non credo ci siano altri ending. Vero. Ci sono tre finali. Ah, non lo sapevo. Non lo sapevo. Non so neanche come si possano sbloccare altri finali. Vedi il faro che sta sott'acqua? È crollata proprio l'isola. È fighissimo, raga, ma che cazzo volete?